Napoli avrà presto il primo canile comunale. Aprirà a Miano, in via Ianfolla, su un'area di proprietà dell'amministrazione di circa 16.000 metri quadri e sarà in grado di ospitare un centinaio di animali in una struttura confortevole con box di ultima generazione. I lavori, già avviati e rimasti fermi dal 2002, proseguiranno grazie ad una delibera di giunta che porta la firma del vice sindaco Raffaele Del Giudice e che consentirà di completare la struttura dotandola di impianti di nuova tecnologia. Sblocchiamo un'opera che era già stata finanziata, la sblocchiamo dal 2002, era ferma dal 2002, un contenzioso che non finiva mai, insomma finalmente poi con un lavoro degli uffici a cui vanno i miei ringraziamenti siamo riusciti a mettere in piedi, a recuperare questo progetto e a non perdere i finanziamenti. Via Ianfolla, una vecchia area completamente degradata che è lì ferma e bloccata, e sarà anche un intervento di riqualificazione dell'intera area, perché è una struttura che prevede un parcheggio anche per diversamente abili, prevede all'interno un po' di pet therapy, un'aula per l'educazione ambientale. Seguito dai tecnici del comune insieme a quelli dei servizi veterinari dell'ASL Napoli Centro, il progetto prevede la costruzione di 37 box per il ricovero dei cani, suddivisi per dimensione e provvisti di moderni sistemi per il riscaldamento e la pulizia. Diversi rapporti di associazioni indipendenti hanno riconosciuto che la metropoli di Napoli nel rapporto con i propri animali risulta essere all'avanguardia. Basti pensare che sono state superate città come Torino, Milano, Roma. Questo è un dato molto bello per una città come Napoli. La sinergia forte tra il Comune di Napoli e l'azienda sanitaria Napoli 1, che è il dettame della legge 281 sul randagismo, ci ha visto la creazione di questa struttura, di un canile dove il cane ha la possibilità di seguire un percorso di riabilitazione e di avvicinamento alla famiglia. Si tratta di una nuova tipologia di canile definito dinamico perché, oltre ad assicurare un elevato turnover degli animali ospitati, prevede programmi di rieducazione e socializzazione grazie al lavoro di medici comportamentalisti ed educatori cinofili. Un canile dinamico, una metodologia nuova dove gli animali non saranno rinchiusi ma in degli spazi assolutamente vivibili e dove la permanenza è ridotta al minimo, perché si punta a dare il cane presso le famiglie che saranno ritenute idonee per l'adozione di questi nostri amici a quattro zampe. Abbiamo ormai una fascia molto marginale di cani randacci. Ma dobbiamo collocare anche quelli, perché mantenere in canile ad esempio 1.000 cani può costare più di 1,5 milioni di euro l'anno.